Allora Tommy, partiamo da una buona notizia che è arrivata oggi nella Raduno dell'Italia. Per la partita contro domenica Sergio Parisse ci sarà. Sì, beh, è una buona notizia per tutti, credo anche per lui, soprattutto per questa causa personale che aveva. E, comunque, no, meglio che si sia risolta per il meglio e insomma, io non mi ero tanto interessato a quanto era successo, comunque è meglio così. Giocherai per la prima volta a Twickenham in una posizione in cui ti troverai di fronte o Brad Barrett o Manu Tuilagi, insomma due giocatori fisici, ci sarà da placare. Beh, non so ancora se giocherò per il momento, comunque no, sicuramente sarà una partita speciale sia per il contesto, perché comunque Twickenham Twickenham, ma anche perché comunque dobbiamo rifarci un po' di quelle che sono state le ultime due partite e far vedere quanto di buono si è visto in quelle precedenti. Ci sono delle voci di mercato inevitabilmente in questi giorni. Se ti chiedo, estás listo para anar a Perpignan, cosa mi dici? Ma sono voci ancora, insomma, non c'è niente ufficiale, anzi io non ne sapevo niente prima che venisse fuori la notizia, quindi non, insomma, assolutamente voci giornalistiche. L'ultima domanda, la partita contro l'Inghilterra. Loro sono una squadra addirittura in corsa per il Grande Slam. Sono impossibili da fermare? O comunque possiamo pensare di vincere, al di là di fare una bella partita? Ma che discorsi, andare a giocare fuori casa è sempre più difficile. Con una squadra che deve vincere insomma, il Grande Slam, fare il Grande Slam per vincere 6 nazioni, ancora di più. Si vedrà domenica, sarà il campo a decidere.